Presidente, qual è il bilancio fino ad ora per quanto riguarda le attività turistiche ricettive a Napoli e in Campania? Fino ad ora abbiamo solo bilanci positivi, abbiamo avuto gli ultimi weekend pieni di turisti, abbiamo registrato ad aprile nel periodo di Pasqua il tutto occupato, ma quello che poi ci ha stupito è stato maggio e poi inizio giugno, perché abbiamo pieno dappertutto, le isole, la costiera, la città di Napoli, gli agriturismo, va tutto bene dappertutto. Speriamo che queste siano buone notizie per tutta l'estate, che sarà una grande estate che ci darà tante soddisfazioni. Sono già comunque delle buone previsioni per luglio e agosto, le prenotazioni ci sono anche negli alberghi. Assolutamente sì, abbiamo notizie anche dell'80% delle camere già prenotate. Vi dicevo, addirittura oggi parlavo con alcuni clienti che venivano dal nord e che avevano fatto una picchiata in aereo, andavano in costiera, tornavano, prendevano l'aereo e tornavano su, solo per vedere Napoli e la costiera che non avevano mai visto. Questo è un bel segnale rispetto agli anni scorsi quando ci siamo visti e purtroppo la situazione era totalmente diversa. Beh sì, con il Covid ha comunque cambiato tutto, quando siamo stati chiusi, quando abbiamo ripreso. Ora i segnali sono tutti segnali positivi. Abbiamo l'aeroporto di Capodichino che raggiunge numeri strabilianti di arrivi e di partenze. Quindi andiamo avanti così e incrociamo le dita e speriamo bene. Qualcosa che chiedete alle istituzioni? Maggiore controllo del territorio, implementazione dei trasporti, maggiore pulizia. Presidente, dal 30 giugno scattano le sanzioni per chi non accetta i pagamenti anche con il POS, questo riguarda anche le attività turistiche. Ma i pagamenti elettronici oggigiorno li fanno tutti quanti. Tutti gli esercenti devono accettare i pagamenti elettronici. Poi sarà il cliente che deciderà se vuole pagare in contanti o se vuole pagare con la carta di credito. Saranno solo loro. Ma ben vengano queste sanzioni affinché tutti quanti si mettano su di una linea europea e mondiale dei pagamenti elettronici.